Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, eccoci qua che facciamo un tour del camper. Allora, lo faccio per due motivi: per voi, per chi è curioso, insomma, di vedere un po' ciò che ho comprato, ma soprattutto per coloro che come me quando cercano delle informazioni, dei video su YouTube, come in questo caso cambiare un mezzo che può essere un camper, un'autovettura o qualsiasi cosa, vado a cercare il modello su YouTube per vedere se c'è qualche video di presentazione, perché spesso e volentieri accade che le foto delle inserzioni e le descrizioni non sono complete, non sono dettagliate, magari bisogna fare 10.000 domande al venditore, e in questo caso uno guarda i video, e quindi faccio il video anche per questo. Allora, come vi ho già detto nel video precedente, si tratta di un Roller Team 7 Maxi, ovvero 7 metri e 30 di lunghezza, 2 metri e 20 o 2 metri e 30 di larghezza, non ricordo, e 3 metri e spiccetti in altezza. Montato su un Ford Transit, un 135T350, 2437 cavalli, TDCI, è un bel mezzo, devo dire che va molto bene. Adesso vi faccio vedere la cabina, tanto si presenta con vetri elettrici, specchi elettrici, vabbè, regolazione dei fari elettrici, scarico delle acque grigie elettrico, stacca batteria motore, poi che tante cose le devo ancora scoprire anch'io, perché non è che ne so tanto, eh. Airbag, telecamera posteriore, ce ne sono due, che guarda una dall'alto, una diciamo frontale altezza targa, più la telecamera che guarda il tubo dello scarico, stereo con navigatore, DVD eccetera eccetera, aria condizionata in cabina, radio CB, doppio airbag, che ne so, ecco, ci hanno messo pure sta luce a LED che è molto comoda. E diciamo che la cabina si presenta bene, porta bicchieri, sedili con bracciolo e regolazione, questo della guida, sia in avanti che indietro fa così, oltre allo schienale. Non so se anche quello del passeggero ha questa regolazione, adesso lo vediamo. No, questo del passeggero non ha la regolazione dello schienale. Come vi dicevo, tante cose le devo scoprire. Ecco, questa multipla qui della corrente l'ho scoperta ieri quando ho spostato l'oscurante, la tenda, e ho visto che c'era questa. Tante cose le sto verificando anche io man mano. Poi passiamo all'esterno, qui carico dell'acqua, attacco 220, vano per due bombole da 15 litri, di qua cassetta del bagno, serbatoio di benzina per il generatore, gavone, sfiato del frigorifero e della Truma Combi, e poi basta, da fuori che ci deve stare. Andiamo all'interno, intanto troviamo
lo scalino elettrico, che io sinceramente su questo mezzo non ce l'avrei messo perché secondo me è troppo basso. Qui c'è un interruttore che praticamente accende questa luce qua sopra, vedete, che anche quando la centralina è tutta staccata all'interno dell'abitacolo della cellula, quella è a corrente diretta, quindi funziona comunque. Cominciamo dalla parte sinistra, che c'è il bagno con lavandino, mobiletto, specchio da questa parte, un piccolo specchio, ciao ragazzi, piccolo specchio qua, un mobiletto sotto, una doccia separata molto capiente, devo dire non male, con oblò superiore, molti scomparti per mettere shampoo, bagnoschiuma e quant'altro, e due grandi armadietti molto alti e soprattutto molto profondi. Considerate che io a malapena riesco col braccio ad arrivare giù sia sopra che sotto, quindi ampio stivaggio. Usciti dalla doccia, ovviamente non fate caso al macello ragazzi che stiamo ancora sistemando, letti a castello, armadio bello capiente anche questo, ancora da sistemare con i pianetti e quant'altro, c'è anche l'appendiabito, c'è pure una luce quando si apre sotto, c'è l'altro spazio con la truma combi, il boiler, quello che c'è, insomma tutto quanto insieme, truma combi è insieme boiler e riscaldamento con tutto l'impianto che poi verificheremo perché funziona tutto, però visto che ci sono dei fili staccati, delle cose, probabilmente avevano aggiunto un qualcosa che poi magari in un secondo momento hanno tolto, ma voglio verificare un po' il tutto. Frigo grande, 145 litri credo, se non erro, trivalente, e questo poi verrà sostituito sicuramente con un frigo a compressore, forno e un altro ampio vano, non c'è lo sportello così a vista. Poi abbiamo due pensili abbastanza capienti con relative luci, ragazzi, eccetera eccetera. Terzo pensile a serrandina con spazio per, aspettate, accendo la luce, con lo spazio per la TV che probabilmente toglierò da qua e riutilizzo magari lo spazio per stivaggio, la televisione la metterò da qualche altra parte. Dinette piccola, al momento trasformata a divanetto, così è più comoda. Mansarda, e adesso ci stanno i materassi dei letti a castello che devo far rifilare perché sono troppo grandi. Una mansarda, devo dire, molto 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 capiente anche rispetto a quella passata, quella che avevo dell'altro camper, è molto più grande. Altra dinette qui doppia, che ovviamente rimarrà così, con tre pensili sempre con le loro luci in più. Qui la zona cucina con due pensili, lavandino, fuochi piano cottura con tre fuochi, e sotto cassetto portaposate che già abbiamo comprato, portaposate nuove, altro stivaggio qua sotto molto capiente anche questo, un altro stivaggio qua che credo più per porta bottiglie, questo coso qua, visto la forma,
e aria condizionata con Oblò, il Fresh Jet Light. Questo è molto molto importante perché non chiude la luminosità dell'Oblò classico quando viene inserita l'aria condizionata, ma in questo caso hanno preferito montare quello più costoso a suo tempo, perché adesso questi sono fuori produzione, dove c'è l'Oblò con il suo oscurante, ovviamente la sua zanzariera. Mo come si apre non lo so, lo devo verificare perché non lo so come si apre. Quindi ragazzi, che dirvi di più, questo è il camper. Per noi è stata una buona scelta, almeno per ora, perché ancora non l'abbiamo provato, non siamo usciti perché devo fare alcuni lavori, nel senso voglio innanzitutto far controllare tutta la cellula per filo e per segno, se ci sono infiltrazioni, se c'è qualche problema, controllare tutte le utenze se funzionano, anche se ho già verificato che funzionano, ma farò fare proprio un controllo generale, perché il mezzo, avendo un anno di garanzia, è stato avvisato il venditore, guarda, io adesso lo faccio controllare tutto, poi ti faccio sapere, mi ha detto sì sì, non ti preoccupare, fai quello che devi, giustamente, e niente, farò qualche lavoretto, voglio vedere se prendere in considerazione il fatto di mettere il bombolone GPL o lasciare le due bombole, uno devo vedere intanto se c'è lo spazio, ma devo valutare un po' il tutto perché è tutto ancora in programmazione, i lavori da fare. Quello che devo fare è sicuramente aggiungere un serbatoio dell'acqua, perché ce n'è uno solo, e sicuramente dovrò ampliare e aumentare, anzi potenziare, l'impianto solare, perché c'è un solo pannello da 140 watt, così mi è stato detto. Mo non lo posso verificare perché è incollato, quindi la targhetta sicuramente sarà sotto, ma è un bel pannello di 80 cm per un metro e mezzo, metro e 20, mi ricordo, e quindi è un buon pannello, potrebbe essere tranquillamente 140 watt. Per il resto spero di avervi fatto vedere più o meno tutto. Ah, dimenticavo, sotto le dinette, ovvero sotto le dinette qua, a tutte e quattro, tre sono libere, a parte i tubi della canalizzazione dell'aria, e questo, se non erro, è quello che ha il serbatoio, sì, dell'acqua, che lo troviamo qua sotto. A differenza di come li avevo sull'arca, che sull'arca c'era praticamente un era diverso, avevo tutte e due le dinette libere e li avevo sì sotto al pavimento e uno tra la parete e l'interno, quindi erano, diciamo, nascosti, quindi mi lasciavano lo spazio all'interno. Però qui, avendo comunque un pochino più di spazio sotto le dinette, mo vediamo un attimino dove mettere l'altro. Quindi io vi saluto, spero di avervi fatto vedere un po' il tutto di quello che è il mezzo. Se avete domande, fatele pure, non ci sono problemi, se vi posso accontentare nella risposta lo faccio ben volentieri, e soprattutto magari a chi decide o è orientato verso questo mezzo, se vuole qualche informazione in più, mi può fare tutte le domande che vuole, se gliele posso dare, ben volentieri. Vi saluto, ci vediamo alla prossima, magari quando o avrò fatto qualche altra modifica, oppure quando lo utilizzeremo per fare il primo weekend. Grazie a tutti per l'attenzione, per il tempo che mi avete dedicato, ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi, buona giornata!